dai terreni confiscati alla Camorra alle tavole degli italiani. È stata presentata nel corso di un incontro che si è svolto al Museo Madre di Napoli l'iniziativa Facciamo un pacco alla Camorra, parallela ai cesti del Natale di Libera, cadeau natalizi promossi dal Consorzio Nuova Cooperazione Organizzata, dal Comitato Don Peppe Diana e dall'Associazione Libera con il sostegno della Fondazione Polis della Regione Campania per le vittime innocenti della criminalità e i beni confiscati. I cesti sono realizzati con i prodotti provenienti dai terreni confiscati alle mafie. Presenti all'incontro, i vertici delle forze dell'ordine presenti sul territorio, i rappresentanti delle associazioni impegnate nel progetto, gli assessori Miraglia e Clemente di Regione Campania e Comune di Napoli e il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria. La scuola è il presidio contro la malavita nel Mezzogiorno e non solo, sono andato recentemente in Lombardia, anche lì diciamo. C'è questa battaglia in corso, fortunatamente il ministro, come sapete, ha deciso di aprire l'anno scolastico a Casal di Principe dando un segnale molto forte, il decreto c'ha molti elementi, penso alla formazione dei docenti su questi temi, penso a fondi strutturali non europei di lotta contro la dispersione scolastica, quindi ci muoviamo nella fatica delle cose di ogni giorno ma con grande determinazione.